Bonello. Bentrovati a tutti i nostri amici ascoltatori, sempre su Saiuz Web Network, Osservatorio Antimafia. La trasmissione di questa sera è un po' particolare, un po' diversa dal solito. Dedichiamo uno speciale al direttore della testata giornalistica online Antimafia 2000, con la quale collaboriamo per la realizzazione di questa trasmissione. Il direttore Giorgio Bongiovanni è stato protagonista ieri sera di un'ospitata alquanto incresciosa, oserei dire. Ospitato appunto durante una trasmissione andata in onda su una rete privata nazionale, il suo intervento è stato previsto come ultimo nella scaletta e naturalmente, come tutti gli ultimi buoni interventi, non Amputato. gli è stata praticamente data la possibilità di replicare. Benvenuto Giorgio, innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, Giorgio. Buonasera a tutti voi, buonasera dottore mio, buonasera a tutti. E un saluto anche da Venezia. Anche dalla regia, ciao Giorgio. Regia e Antonella, un abbraccio. Grazie Giorgio. Dunque, entriamo subito nel merito perché sappiamo che purtroppo, visti i tuoi tanti impegni, non potrai trattenerti a lungo con noi questa sera. Dunque Giorgio, tu ieri sera sei stato appunto invitato durante questa trasmissione su questa rete privata nazionale. Il tuo intervento è andato in onda per ultimo, non è stato esaustivo. L'introduzione era già sufficientemente tendenziosa. L'argomento avrebbe dovuto essere la tua esperienza mistica, perché ricordiamo, oltre ad occuparti da sempre di antimafia, tu vivi un'importantissima esperienza mistica da più di 20 anni, sei uno stigmatizzato, per cui sei stato invitato ieri sera durante questa trasmissione proprio per portare la tua testimonianza, ma non è stato possibile per te farlo. Abbiamo notato, confortami in questo Ugo, anche tu Sì. Massimo, che abbiamo constatato che non ti è stata data la possibilità di replicare alle varie obiezioni e che soprattutto non ti è stato chiesto nulla rispetto alla tua esperienza. Cos'è accaduto, Giorgio? Ma è successo che io sono stato invitato con molta insistenza gli autori di questa trasmissione che va in onda su Rete 4 ogni martedì, e purtroppo, essendo impegnato molto col mio lavoro qui a Palermo e con la mia missione, perché di questo si tratta, ho rimandato, ma ho trovato un'insistenza veramente forte da parte degli autori di questo programma, che volevano ad ogni costo che io fossi presente in studio, pagandomi viaggio e pagandomi anche un cachet, un gettone di compenso. Allorché io ho detto no, io non posso venire a Milano, mi dispiace, poi non è mio interesse fare nessun tipo di trasmissione sensazionalistica. Per quanto sono uno stigmatizzato, a me interessa fare le opere, eccetera, eccetera. Ho detto no, ma noi le daremo spazio, le facciamo raccontare la sua storia e il suo messaggio. Allorché io ho detto venite qua, se volete, se proprio volete ci tenete, venite a casa mia. Voi avete i mezzi economici e tecnici per fare un collegamento via satellite. E questi mi hanno preso in parola, sono venuti con tutti i loro camion satellitare, hanno impiantato a casa mia una specie di studio televisivo dentro casa e quindi mi hanno accompagnato persino alle pendici dell'Etna, dove svolgevo un piccolo convegno spirituale intervistando amici d'infanzia, mia moglie Sonia Lea, e poi sono ritornati qua a Palermo. Insomma, hanno impiantato una bella squadra. Ed io, vedendo questo interesse da persona credo onesta e trasparente, ho detto: ma magari mi interessa molto questo caso mio di stigmatizzato.
Io non avevo mai avuto il tempo di vedere il programma, ma comunque a me non interessa, io siccome so quello che devo dire e anche accetto il contraddittorio, la critica, anche aspra. E però io, siccome voi sicuramente mi state chiamando, invitando, sebbene non ho tanto tempo, volete sapere quello che penso e che sento, ma io sapevo. Perché i miei informatori, essendo un mistico e dovendo partecipare a un programma che avrebbero visto milioni di persone, è ovvio che se ho degli interlocutori celesti, è ovvio che mi preavvisano di eventuali incidenti o eventuali situazioni. Io sono stato preavvisato anche di tutte le persone che c'erano in studio, compreso quella specie di personaggio da baraccone che è il professore Garlaschelli, che da anni mi perseguita e che sbava come una specie di bestiolina che vuole ad ogni costo venire a casa mia 2 settimane, e questa è una richiesta che ho avuto anche per iscritto, che vorrebbe portare una lettiga che io firmassi questo contratto dove lui per 2 settimane mi ingesserebbe fino alla testa per vedere se le stimmate sanguino. Quindi pensate che follia, quindi tipo Guantanamo, io dovrei sottopormi a una tortura tipo i prigionieri di Guantanamo pur di dimostrare che le stimmate sono vere. Quindi dopo magari le prove che presenterebbe questo signore Garlaschelli, ce ne sarebbero quanti Garlaschelli nel mondo ci sarebbero che vorrebbero ripetere l'operazione? Quindi io dovrei, secondo la scienza, secondo la mentalità delirante di questi personaggi, vivere tutta la vita sottoposto ad analisi da questo e da quello specialista. Ma mi Quindi pare che in passato tu sia stato ampiamente sottoposto a questo genere di esami. appunto, è quello che ho detto e quello che ho dato alla televisione, ma siccome lì il dottore che è esperto in materia, ogni medico, essendo un individuo a sé stante, forse ogni medico come ogni giornalista, io faccio parte della categoria dei giornalisti, ogni magistrato, ogni politico, ogni artista pensa di essere il centro del mondo, io sono ben consapevole che per esempio ogni giornalista pensa di essere il numero uno e pensa che solo lui sa divulgare la notizia, quindi se un collega mio divulga un caso, una storia e dovessi poi io averla nelle mani, non è che io mi accontenterei di quello che ha divulgato il mio collega serio. Io dovrei divulgare io la storia come dico io, quindi quel poveraccio che ha vissuto quella storia, secondo la mentalità del giornalista, dovrebbe passarsi tutti i giornalisti del mondo affinché la sua storia si dimostri che è vera. E quindi i medici, credo, non credo si differenziano molto, ogni medico. Il dottore mi corregge se sbaglio, vuole le sue analisi sulle stimmate, le sue perforazioni con il bisturi dentro la mia ferita per capire se passa dalla parte a parte. Non si accontenterebbe mai del collega messicano, italiano, francese, perché avrebbe dei dubbi, perché penserebbe che forse l'ho pagato. Quindi ogni medico vorrebbe fare la sua analisi e io quindi dovrei passarmi 700.000 giorni, cioè nemmeno tutta la vita mi basterebbe per quanti medici ci sono che vorrebbero fare le analisi alle mie stime. Quindi io ho detto. Allora, non è più il numero di telefono. Sì. Ricordo ai nostri ascoltatori che oltre a poter partecipare e a porre le vostre domande sulla chat di Saiuz Web Network, potete partecipare alla diretta chiamandolo 0422 1626 622. Giorgio, scusami, ti interrompo perché mi sarebbe piaciuto intervenire in quella trasmissione e chiedere al chimico, non so chi fosse, il biologo, Chimico. ecco il chimico, quante false stimmate ha visto lui, e
che non si sono infiammate dopo due giorni e non hanno provocato un'infiammazione cronica e non hanno creato una flogosi dell'intero arto e non hanno creato flemmoni e non hanno creato febbre e non hanno creato processi flogistici che non guariscono se non eliminando il problema. Questo è, basta dire questo per dire quanto sia, diciamo, non vero, falso quello che lui ha affermato, perché una situazione che si protrae nel tempo dà inevitabilmente un evento flogistico, è un evento flogistico che interessa man mano tutto l'arto. Quindi questo argomento anche il medico più scalzacane del mondo penso che lo capisca, è inutile che aggiunga altro, insomma. Questo sì, mi interessava dirlo. Grazie dottore, è la verità, insomma, è la verità. Grazie tanto. Comunque, detto questo, Antonella e tutti gli altri, io adesso forse vi sorprenderò, ma siccome siete degli amici e a me piace parlare con gli amici nelle radio povere, quelle disgraziate, quelle ultime, mentre nelle grandi televisioni nazionali, se sono attaccato e perseguitato, a me piace molto il silenzio, ascoltare, essere molto attento, guardare e vedere dove sono capaci di arrivare, perché a me piace dire la verità insieme agli amici, dire quello che sento col cuore con gli amici, con pochi ascoltatori, che tanto la verità è per pochi, non è per tanti. Invece, siccome vengo invitato spesso nei grandi mezzi di comunicazione, il mio comportamento è diverso. Io dico l'essenziale e se poi vengo attaccato scelgo il silenzio, così ho qualche parolina in difesa più che altro dei fatti, non tanto della mia persona. Quindi la mia scelta è molto consapevole, io ho scelto la parte della persona che non si difende, perché questo a me nel mio percorso spirituale è un segno positivo. Io ringrazio tanto la signora presentatrice Paolo Limiti, che conoscevo per altri motivi, e quel prete top model che avevano presente, e insomma tutti gli altri, perché loro sono stati strumenti per me di Dio per provare il mio orgoglio, la mia accettazione, la mia sopportazione, uno stigmatizzato un vero stigmatizzato se segue il percorso del Cristo deve subire le frustate e non rispondere, deve essere insultato e non difendersi. Questo è il mio messaggio che ho voluto dare ieri, e l'ho fatto propositamente con grande coscienza, perché io sapevo, primo perché sono veterano, ho fatto 2000 trasmissioni in tutto il mondo e sapevo la trappola, e secondo perché è stato un'istituzione divina. Ora, il fatto che io venga compreso non lo so, ma con mio grande stupore e ammirazione io sto ricevendo in questo momento decine e decine di mail nella mia mail del sito spirituale giorgiobongiovanni.it. Sto ricevendo mail da tutto il mondo, perché la trasmissione l'hanno vista anche in Australia, non so perché, si vede che avevano passato la voce, e mi stanno scrivendo italiani da tutto il mondo insultando Rete 4 e dicendo: noi siamo con lei perché lei è stato umile, in silenzio ha accettato gli insulti, e ci stupiamo come una persona che, essendo anche lei un uomo, un giornalista, non abbia reagito, e questo ha colpito positivamente, hanno colpito le persone. Quindi Gesù, che mi aveva detto di stare zitto, aveva ancora una volta ragione. Questo è il mio pensiero. Giorgio, all'inizio della trasmissione, quando hanno introdotto la tua figura, naturalmente una serie di considerazioni rispetto alle stigmate ci hanno colpiti. Siamo partiti dal gesto di isteria fino ad arrivare alla truffa, praticamente. Nel proseguio hanno parlato di te introducendosi, dicendo che saresti stato l'ospite Giorgio Bongiovanni che comincia a raccogliere un certo consenso.
Questo è stato il commento che ha scritto il tuo nome. Hanno detto anche che io ho un grande seguito, ha detto la signora durante la trasmissione, ha ripetuto una o due volte che io ho un certo seguito. Esattamente. Ma sì, allora mi chiedo, e chiedo anche a te naturalmente, a parte la tua prova personale, voglio dire, ma che senso aveva per loro invitarti per parlare della tua esperienza mistica quando non si è fatto alcun cenno ad essa? È chiaro che l'obiettivo era un altro, qual era? Ma l'obiettivo, quello che a me importa di più, era quello che ho appena spiegato. Io sono reduce di un anno di grandi successi. Ho ricevuto il premio Paolo Borsellino, sono spesso ospite quasi fisso con l'attrice Sabina Guzzanti nei teatri italiani, dove riceviamo standing ovation da centinaia di persone. Sono amato da voi, i miei amici, fratelli spirituali, dalle Arche. Grazie a Dio non sono ricco, non c'ho una lira, ma insomma il successo di pubblico e di consensi ne ho tanto, quindi dal mio giudizio era necessario, giusto, assolutamente giusto, per una persona che dichiara e che predica, in questo caso ha ragione la signora presentatrice, che c'ha un certo consenso di tantissima gente che lo segue, predica la spiritualità, l'umiltà, predica la sopportazione, e però si trova a un certo punto di fronte a un successo notevole di applausi di pubblico, sembra, ed è una contraddizione. Quindi il cielo, a mio giudizio, ha fatto un atto di prova nei miei riguardi per abbassarmi l'ego, abbassarmi la mia eventuale arroganza, esaltarmi l'umiltà che forse questo consenso che continuo ad avere potrebbe tentarmi nella mia superbia. Quindi va benissimo, io sono assolutamente contento che una trasmissione nazionale, non una radio locale, una televisione locale, non un teatro eventualmente pieno di 1000 persone, ma tutta l'Italia. Il teatro ieri era l'Italia, milioni di persone, e questa volta Giorgio doveva essere fischiato, insultato, buggerato, e quindi sono contento, viva Gesù, sono felicissimo di questa grande umiliazione. È bello a volte perdere, essere sconfitti, ti fa più forte, più sincero, più sicuro, più umile, sei più vicino ai tuoi amici che sono sempre dietro lo scenario, non appaiono mai, appai sempre tu. Quindi essere sconfitti, battuti clamorosamente di fronte a tutta l'Italia, è una grande e bellissima esperienza, perché nel mio piccolo, lungi da me paragonarmi al grande maestro Gesù Cristo, ma se tu vuoi seguire a Cristo devi essere un perdente, non un vincente. Negli ultimi tempi ero un vincente, quindi Gesù mi ha riportato ad essere perdente. Adesso Giorgio, scusami, ma mi dispiace, ma io credo di interpretare anche, diciamo, il pensiero di altri. È la mia opinione, ovviamente. Sì, sì, no, ma noi come spettatori, io parlo come uomo qualunque, non la vedo così, perché anche qualcuno che è qualche spettatore un po' attento, che non fosse già addormentato, si è reso conto che questa situazione si è verificata negli ultimi secondi della trasmissione, quando non è stata data la possibilità di replica. E anche i meno scafati sanno che una situazione del genere si fa quando si vuole mettere in difficoltà l'ospite, e credo che abbia la trasmissione in questo caso abbia fatto autogol, perché non dare la possibilità di rispondere significa aver paura della risposta, e la risposta magari avrebbe inficiato il loro lavoro. Questo sono d'accordissimo. Come programma televisivo ha perso, assolutamente ha perso. Io parlo di persona, perché sai, dottore, io sono un uomo,
Io sono un uomo seduto lì, sono un uomo che ha fatto tante trasmissioni, insisto e ripeto, sono reduce di tanti applausi, tanti sorrisi, tante cose, quindi mi ritrovo di fronte anche un pochino ingenuo, perché io ero allibito. Dopo queste riflessioni che ho fatto, ma in quel momento ero allibito, sconcertato, non credevo alle mie orecchie come si potesse arrivare a tanta bassezza e anche stupidità, tra l'altro. Sono stati scorretti. Se fosse stato intelligente avrei gioito, minchia, guarda che sono intelligente. Era anche stupido e banale, quindi ero sconcertato, però dopo, riflettendo, questo sconcerto, questa chiamiamola bassezza, essere scorretti, condivido, è per me una sconfitta. Quindi però la sconfitta, per chi percorre un cammino cristiano spirituale, deve esserci per esaltare la tua umiltà, per rimetterti, se mai ce ne fosse bisogno, alla pari dei tuoi amici, dei tuoi fratelli, pur sempre rimanendo protagonista, dirigendo il mio giornale, continuando a fare gli spettacoli contro la mafia con l'attrice Sabina Guzzanti, continuando a fare tutto quello che sto facendo, però sempre ricordandomi che sono un servo di Cristo che deve mettere al primo punto della sua agenda l'umiliazione, l'umiltà, la sopportazione. A me è servita questa trasmissione, ovviamente a chiunque, quindi a chiunque di voi servirà qualche cosa questa trasmissione, di questo ne sono sciente e cosciente, ma a me Giorgio persona è servito a questo, e quindi ne sono contento. Se io avessi usato la mia personalità, che io so, come mi conoscete dottore, voi sapete che io so gridare, mi so affermare, so essere autoritario, avrei potuto creare uno scompiglio, perché la regia, ecco, a proposito, mi ha lasciato il microfono aperto tutta la trasmissione. Io potevo gridare alla Sgarbi e non fare loro la trasmissione, non permettere a quello stupido del chimico di fare niente, perché mi avrei gridato tutta le 30 minuti, 25 minuti che hanno dedicato alle stimmate, perché il microfono era sempre aperto. E quindi io ho voluto stare zitto, io sono stato zitto apposta, perché quelle quattro parole che ho dette le ho dette, tra l'altro, mentre non ero inquadrato, quindi il microfono ce l'avevo aperto sempre, potevo gridare. E quindi o dovevano cancellare il programma o dovevano sopportarsi una persona che gridava come un pazzo per difendersi. Io ho respinto questa metodologia classica, che è mia, perché io so gridare, so difendere, so denunciare il male, e accettare l'altra, il silenzio, che è bello a volte stare zitti. Sì, ma se non ricordo male hai detto una cosa che avremmo detto, noi abbiamo approvato naturalmente, hai detto: non sono qui per dimostrare che le stimmate sono vere. Certo. Una cosa del genere, insomma. È vero, io sono lì per dare un messaggio. Ecco, e allora? Ho questa esperienza da 26 anni che sono onorato di portarla. Poi uno ci può credere o non ci vuole, può anche non crederci. Ecco, e quindi la scelta di fare quella dimostrazione durante questa intervista, insomma, ripeto, quanto meno infelice. È stata infelice, questo è quello che secondo me hanno fatto autogol, insomma. Quello che vuoi. Ma Giorgio, secondo te quanta consapevolezza c'era da parte loro? Tutta la consapevolezza di quelle persone che sanno chi sono, Antonella. Sanno che cosa faccio, perché è la loro fortuna, ed è anche giusto che sia così, che io pubblico tutto. Io pubblico tutto quello che ho denunciato contro la Chiesa, io pubblico tutto quello che ho denunciato contro il padrone di quella televisione, che la signora Safiria ha servito, perché era dello staff di Palazzo Graziosi, dove vive Berlusconi, viveva la signora Safiria, quindi sanno perfettamente con chi avevano a che fare, con uno delle persone che odia, nel senso tra virgolette, il suo padrone, il loro padrone, quindi è ovvio che era una cosa preparata per bene. Però, come avete detto voi, hanno fatto autogol, perché
e si aspettavano la mia reazione violenta, che non hanno avuto. E infatti il trabocchetto, secondo me, era quello, Giorgio, era indurti ad una reazione che avrebbe poi consentito loro di dire: ecco chi è Giorgio, una persona che reagisce in questo modo, una persona che è aggressiva, una persona che non si controlla, una persona così. Quindi era un trabocchetto a cui, insomma, noi ti diciamo bravo, bravo, perché sei riuscito naturalmente non solo a evitarlo, ma l'impressione, ripeto, di chi ha visto quella trasmissione, e non c'è bisogno di essere tanto intelligenti, è che si sono fatti del male da soli, insomma. Questo è quello che... Oltretutto hanno generato anche molta confusione, Giorgio, perché soprattutto quel prete, del quale non ricordo il nome, che sul finire dell'intervista ha sbeffeggiato... Chiamalo top model, che così si capisce. Ecco, il top model, sì, esattamente lui, che passa più tempo in TV piuttosto che in canonica. Mi domando quando è che faccia il prete. Vabbè, comunque, al di là di questo... ha lanciato un messaggio decisamente confuso su quella che è la tua attività di messaggero, nel senso, ha detto così una serie di cose in maniera confusionaria, parli con gli UFO, hai affermato addirittura di essere la reincarnazione di Cristo, ha sostenuto che tu in precedenti video abbia fatto affermazioni di questo genere, ma a noi non risulta affatto. Ti rispondo così, cara. Il cardinale Bellarmino, quando lesse i capi di imputazione a Giordano Bruno, disse proprio così: hai detto di credere alla reincarnazione, hai detto che parli con gli extraterrestri, hai messo in discussione la verginità di Maria, ti credi di essere il Cristo. Ecco, queste sono cose nella mia bellissima vita, che io amo tanto la mia vita, che mi ha dato il mio creatore, si ripetono nei secoli proprio. Adesso mi hai fatto ricordare una bella scena, solo che questo stupidino non era il grande cardinale Bellarmino, io non sono il grande Giordano Bruno, però nel nostro piccolo ripetiamo storie di personaggi che sono nostre guide, nostri maestri. Si è detto proprio così, però sono cose che si ripetono nei secoli, sai. Solamente che questa volta c'era testimone tutta l'Italia, cioè milioni di persone. Allora c'erano 50 persone ad ascoltare queste accuse, questa volta c'era anche il popolo. E allora io sono convinto, siccome sono un grande ingenuo, sono un grande ottimista, credo che il popolo ha capito che cos'era questo ragazzetto con la tonaca, e ha capito chi era questa persona che si chiama Giorgio Buongiovanni. Stavolta penso che la situazione è più diversa di 400 anni fa. Anche perché qualcuno ha detto li riconoscerete dalle opere. E le opere io cerchiamo di insistere, contano le opere, contano le opere. Speriamo che si è sentito questo 2-3 volte che ho detto contano le opere. Questo si è sentito, per fortuna, e come lo abbiamo sentito noi, naturalmente lo avranno sentito tutte quelle persone che magari, a differenza nostra, non hanno la possibilità di avere un dialogo diretto con te, o che comunque non ti conoscevano, perché dobbiamo anche considerare questo. Per cui questo piccolo sasso, seppur lanciato in uno stagno abbastanza torbido, speriamo possa generare dei cerchi concentrici di conoscenza sempre più ampi. Credo di sì, cara. Sì. Credo che la gente non è più con la bocca aperta che mangia le mosche. Credo che ragiona, riflette. Certo, ci sono quelli che hanno abboccato l'amo, ma ci sono quelli che, come tanti mi hanno scritto, che hanno capito che anche nell'informazione, non solo nella società, nella guerra, nella politica, il male è banale. Anche nell'informazione il male è banale, la banalità del male. Se ieri c'è stato qualche cosa di male, e c'è stata nel senso di
impostazione, rispetto verso gli ospiti, si è manifestato in forma banale, stupida, e quindi gli stupidi andranno dietro, le persone intelligenti capiranno che era veramente persino banale quella manifestazione del male. Sì, non ho voglia di parlare di questa trasmissione, ma mi è rimasto molto impresso una precedente dove c'era un personaggio inglese che diceva di parlare con gli Con gli spiriti, angeli. con gli angeli. E mi ha meravigliato molto perché in tutti i contatti che ha avuto questo signore, nessuno gli ha mai chiesto di farsi dire il nome, attraverso il quale si sarebbe dimostrata la veridicità di quello che diceva. Per cui credo che questa trasmissione abbia a volte, come dicevi tu, delle carenze di preparazione e a volte invece sia eccessivamente, stupidamente aggressiva. E io credo di poter dire questo, insomma, non so se tu condividi, Giorgio, questa affermazione. Ma io non ho visto la trasmissione, condivido il fatto che l'analisi tua, nel caso personale mio, magari la prossima trasmissione sarà straordinaria. Io l'ultima cosa che voglio dire, dopo vi devo lasciare che ho degli articoli che devo ancora correggere e scrivere, perché come dice Travaglio, il direttore deve leggere purtroppo tutto il giornale, se lo deve assuppare. Come il dottore, direttore di una clinica, si deve guardare tutte le controllare, esatto, controllare lo status di tutti i suoi pazienti e non lo può delegare. Quindi, alla fine, ripeto, sono contento perché ho visto un'esaltazione, per carità, con tutto il rispetto, delle apparizioni di Medjugorje, dei ragazzi di Medjugorje, i ragazzi di Medjugorje che ricevono le apparizioni della Madonna, della Santa Madre, che invitano a pregare che è tutto bello, tutto gioioso, il mondo è buono, c'è tanta pace, è tutto bellissimo, è tutto profumato. E dove ci sarà qualche morto di fame, per carità, ma comunque alla fine stiamo tutti bene, siamo tutti felici. E lì c'era un'adorazione, una venerazione da parte di tutti, del prete, di Paolo Limiti, della signora che presentava. Poi c'è un'esaltazione di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, stavo per bestemmiare, San Giovanni Paolo II, che addirittura ci inginocchiamo di fronte ai peli del capo, non lo so se sono del capo, potrebbero essere di qualche altra parte del corpo e noi non lo sappiamo, comunque accettiamo che siano del capo e quindi ci inginocchiamo, adoriamo questi peli di San Giovanni Paolo II. Perché lui, grande santo, che ha fatto tanto bene, che era amico dei dittatori, dei mafiosi, che permetteva ai suoi segretari di riciclare il denaro della mafia, quindi ci inginocchiamo e siamo tutti, veneriamo questo grande santo. E poi, per carità, Paolo Brosio, mio collega giornalista che si è convertito, buon per lui, alla Madonna, che ha scritto una trentina di libri dopo che ha fallito la sua attività di giornalista perché era drogato e aveva una vita malsana, si è inventato questa storia bellissima. Io sono contento per lui, della Madonna, che vende i suoi bestseller e quindi bravo, bravissimo, eccezionale. Alla fine spunta la veggente di Medjugorje che abbraccia tutti, bacia tutti, che siamo tutti belli, tutti bravi e che il mondo è bellissimo. E quindi Giorgio Bongiovanni, come fa a differenziarsi da questa farsa? Deve essere l'eretico. Quindi io ringrazio gli autori, la signora, che io ero l'eretico, perché sai, a essere rispettato, venerato di fronte a quella gentaglia precedente, a parte la ragazzina visca, innocente e sfruttata, veggente di Medjugorje, a parte lei, essere
essere affiancato da gentaglio come Giovanni Paolo II, io preferisco essere eretico, perseguitato, ribelle, e insultato, e fa la differenza. Io non voglio stare vicino a questa gente, come ho scritto stasera, dove tutto è falso, dove il falso è tutto, soprattutto quando è mescolato un po' di vero, diceva Giorgio Gaber. Quindi sono straordinariamente felice di essere stato la differenza, cioè io il male, io l'eretico, io il ribelle, e loro i santi, i bravi, i giusti. A proposito di questo, Giorgio, posso farti un'ultimissima domanda, poi ti lasciamo? Sì, prego. Giovanni Fiandaca. Beh, guarda, tutto sommato è meglio di San Giovanni Paolo II. Perché è un professore di università che è stato maestro di Ingroia, che è stato trombato dalle elezioni politiche, trombato alla Corte Costituzionale, un perdente, quindi di fatto siamo quasi colleghi, solo che ha modi un po' bruschi di pensare, autoritari. L'ultima carica che ricopre, dopo penso che lo faranno bidello oppure portiere di qualche palazzo di Palermo, l'ultima carica che ricopre è quella di essere responsabile per conto del grande rettore di Palermo dell'Università di Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, e quindi ha deciso di non concederci o concederci sotto dittatura la magna dell'università che ci ha ospitato per 15 anni consecutivi la memoria di Giovanni Falcone, e quindi Giovanni Fiandaca ha ottenuto questa grande vittoria di non permettere ad Antimafia 2000 e ai suoi ospiti, tra gli altri di Nino Di Matteo, a commemorare Giovanni Falcone raccontando i fatti, la storia, con magistrati, giornalisti, esperti. E quindi è successo questo. Peccato per lui, perché noi abbiamo già trovato la sala del Conservatorio di Palermo, che è una sala prestigiosissima, che ci dà l'onore di essere presenti in questa sala dove ci sarà un concerto di musicisti prima della nostra conferenza, e Giovanni Fiandaca si faccia il professore. Tra poco rimarrà solo, mi fa anche bene, quindi è bravo Giovanni Fiandaca, un grande giurista, peccato che soffre di protagonismo. Insomma, anche lui, come le persone che ti hanno invitato e ospitato ieri sera, ha perso una buona occasione. Lui ha perso una grande occasione, perché capisco che l'antitrattativa per le elezioni politiche può aiutare, capisco che essere trattativista con la mafia e scrivere libri può dare consenso per essere nominato in qualche carica ministeriale, ma adesso che non ti ha cacato più nessuno, non sei stato eletto da nessuna parte, perché insisti? Beh, forse qualcuno gli ha promesso qualche poltrona, quindi continua a giocare questo ruolo. Quando si renderà conto che non ha più nessuno, magari ci chiamerà e ci dirà: beh, forse la trattativa c'è stata, parliamone. Va bene, Giorgio, noi ti abbiamo rubato fin troppo tempo, ti lasciamo e ti ringraziamo naturalmente per aver partecipato alla trasmissione. Ricordiamo agli ascoltatori di visitare il sito www.antimafia2000.com, scritto tutto piccolo, tutto in lettere, e speriamo di poterti rivedere nostro ospite quanto prima, Giorgio, per parlare dei rapporti tra la mafia e l'economia. È un discorso che noi abbiamo in sospeso. Proprio qualche giorno fa c'è stato un importante incontro che ti ha visto protagonista insieme a Nino Di Matteo, Antonio Ingroia. Possiamo strapparti questa promessa? Quasi sì. Quasi sì. Vabbè, dobbiamo lavorare sul quasi allora. Va bene. Grazie Giorgio, un abbraccio a te, buon lavoro a tutti. Grazie. Buon lavoro, ciao, Giorgio. Ciao Massimo, e a tutti gli altri. Ciao Giorgio, grazie. Ciao. Allora, noi salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti in diretta. Sappiamo che lo stanno facendo da un po' tutte le parti
del mondo, vero Rosario? Salutiamo Stefano sì, sì. da Belluno che ci segue sul live streaming e tutti quelli che ci seguono da Rosario. Beh, siamo un po' da tutto il mondo, abbiamo dall'Argentina, dal Cile, dal Belgio, dalla Francia, insomma, oltre che dall'Italia, da vari posti d'Italia, insomma, che non so dire perché è lunghissimo l'elenco, questo è solamente l'elenco della web radio. Bene, salutiamo tutti e naturalmente ridiamo l'appuntamento al prossimo mercoledì. Intanto Massimo, hai delle news da comunicarci? Sì, però ecco, quest'ultima informazione che ci ha dato Rosario Moreno fa capire come è molto ascoltata questa emittente online, questa nuova emittente che sta dando una nuova programmazione, come dire, dall'Italia per l'Europa, dall'Italia per il mondo, perché questi sono i risultati che abbiamo. Mi ha fatto anche piacere sentire Giorgio questa sera, all'indomani di quella trasmissione su quella rete privata, e in effetti mi è piaciuto la spiegazione tecnica all'inizio di Ugo Lombardi, del dottor Ugo Lombardi, che non fa una piega, proprio quello il punto, e nessuno è mai riuscito a dimostrare niente, si girano attorno, fanno i teatrini, però alla fin fine no. C'è una mia trasmissione invece che sta girando in rete, dove ho affrontato questo problema e ho fatto vedere una sintesi di tutte quelle persone competenti, e intendo cioè la medicina, no? I piccoli chimici, queste cavolate qui, ma bensì la scienza, cioè i medici che hanno controllato le stigmate di Giorgio, analizzate e poi intervistate dal noto giornalista Jaime Maussan di Televisa. Ecco, lì c'è in questa trasmissione l'intervista a Giorgio con anche tutte le varie immagini relative alle analisi delle stigmate che sono state quindi documentate da persone, ripeto, competenti in materia, perché è questo che bisogna fare, insomma. E dunque 22:49 vi do alcune news perché ci sono degli aggiornamenti. Ci sono degli aggiornamenti proprio dalla, vediamo un po', vediamo un po' se, perché forse c'è un'ultima ora in questo momento. No, niente. Allora, gli aggiornamenti, beh, riprendiamo quello di oggi pomeriggio. Dunque, Nepal al momento è sceso a 3 il numero dei connazionali che l'unità di crisi sta ancora cercando di rintracciare in Nepal, lo rende noto la Farnesina. Poi c'è da dire, ecco l'aggiornamento che è arrivato, il sisma praticamente ha sollevato la città di Kathmandu di addirittura un metro. Mm-hmm. E è stata sollevata per effetto di questo terremoto catastrofico che ricordiamo è stato di magnitudo 7.9 che si era verificato il 25 aprile scorso, sabato scorso. È la prima misura ottenuta dallo spazio. Il risultato si riferisce a dati del satellite europeo Sentinel-1A. La misurazione è stata elaborata dall'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, IREA CNR di Napoli. Questa è dunque l'ultima notizia, l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il catastrofico sisma che si è abbattuto sabato scorso in Nepal. A voi, Bari. Grazie Massimo. Bene, noi siamo giunti alla fine anche di questo appuntamento. Vi ringraziamo per averci seguiti, l'ora è tarda, la stanchezza si sente sicuramente, però valeva come sempre la pena ascoltare Giorgio Bongiovanni. Intanto vorrei segnalarvi l'articolo al quale facevamo riferimento in chiusura a mano dello stesso Giorgio e di Lorenzo Ballo, il vice direttore di Antimafia 2000. Il potere osceno dei baroni. Su questo articolo qui si parla appunto dell'episodio che ha visto, che di cui ha parlato poc'anzi Giorgio Bongiovanni, della necessità per questa prossima manifestazione che si terrà come sempre a luglio, la necessità di trovare una nuova sede che la possa accogliere. E vi invitiamo naturalmente a seguire il sito di Antimafia,
date un'occhiata anche al sito di Giorgio Bongiovanni, non è mai auspicabile sovrapporre le due attività che vedono Giorgio protagonista, ma entrambe vedono come fulcro, come base, la giustizia. Per cui ognuno di noi è libero di scegliere in che modo realizzarla, ma facciamolo, soprattutto dando le giuste informazioni e non cadendo così nelle mistificazioni facili che l'ufficialità ci propone. www.antimafia2000.com è il sito da visitare. Noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su Sirius Web Network alle 22 con Osservatorio Antimafia. Grazie a Rosario Moreno per la regia centrale. Grazie a voi amici, volevo salutare e ringraziare Stefano da Belluno, che saluta te, Antonella e Ugo anche per la preziosa trasmissione. Saluta Massimo. Ciao Stefano. Un caro saluto Stefano, a risentirci presto Stefano. Un saluto anche da Venezia, Stefano di Belluno. E noi salutiamo Bonella, salutiamo direttore. Massimo. E Bonella compare online, in video online. Anche all'ultimo momento, sempre all'ultimo, quando siamo per chiudere. Bene, Rosario. Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV.net. Molto bene. Ragazzi. Dopo, Rosario, dopo 7-8 mesi l'Antonella riuscì a pronunciare bene in modo corretto. Gliela fo, Bonella. Gliela fo. Gliela fai? Ricordiamo, volevo ricordare a tutti gli amici che ci stanno ancora ascoltando, che sono stati numerosissimi, almeno quelli che sono riuscito a vedere sulla web radio soprattutto e sul live stream, che questa trasmissione verrà messa in replica sulla web radio domenica alle ore 17. Andrà in replica, verrà ritrasmessa da dopodomani anche sulla web TV. Andrà in rotazione insieme agli altri video sulla web TV, che ci sono anche i video dell'amico Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV.net da Venezia, redazione da Venezia. Ok, sì, Massimo. Sì. Benissimo, beh, insomma è stato un successo questa sera, è un successo per la trasmissione, i contenuti interessantissimi, abbiamo fatto un chiarimento che era doveroso, abbiamo schiarito le idee, e un successo anche per la radio, questa nuova emittente di Treviso che usa le nuove tecnologie sta veramente avendo un grande successo. Io veramente rimango stravigliato, perché insomma ogni giorno aumentano sempre gli ascolti. Bravo Rosario Moreno, un applauso a Rosario. Grazie, ma soprattutto bravo, grazie agli amici che bravo, ci ascoltano. Un'ultima segnalazione, perdonatemi, sì. Sempre sul sito di Antimafia 2000 ci sono ancora degli articoli che vale la pena andare a leggere. Processo Capaci bis, pentito Di Giacomo. Filippo Graviano mi parlò delle stragi di Aaron Pettinari e Francesca Mondin. Di Matteo a Catania, nel rapporto mafia-istituzioni vi è una responsabilità politica di Aaron Pettinari e Savino Percoco. Processo Capaci bis, il pentito onorato per la dura, l'esplosivo arrivò da Trapani di Aaron Pettinari e Francesca Mondin. Ultima segnalazione, Fulvio Grimaldi. Uscire dalla NATO per essere più forti, e sull'immigrazione quanta ipocrisia, sempre a penna di Aaron Pettinari. Oltre ad esserci naturalmente tutte le ultime news e gli aggiornamenti sull'omicidio di Pablo Medina in Paraguay. Bene, questa è proprio la fine, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 22 su Sirius Web Network. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Antonella, hai dato un'ottima idea, vedi, all'ultimo minuto come sempre, no? Sì, e allora io poi la concretizzo, una bellissima, no, parlo seriamente stavolta, che dalla prossima trasmissione ci possiamo fare, come io faccio su Pianeta Oggi e Eventi nel Mondo, la rassegna stampa della homepage di antimafia2000.com. vedi? Vedi Vanella? La chicchetta dell'ultimo. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonasera a tutti.